Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio dei Controterzisti. Ebbene sì, anche questa settimana le iniziamo con una serie, con un episodio, altro che serie, con un episodio dei Controterzisti. Detto questo, finiamo il filone della finagione, quindi finiamo con la fasciatura che andremo a effettuare oggi con piccoli inserti tecnici come piace a noi. In questo episodio non rispondo a domande per il semplice motivo che ho abbastanza argomenti di cui parlare, magari se ci sarà tempo alla fine risponderò anche a qualche domanda, però me le sto un po' tenendo per i prossimi episodi. Anche perché vi devo spiegare il futuro della serie e quello che ci sarà nelle prossime settimane, soprattutto in questa settimana festiva di Pasqua. In mia compagnia c'è Giuseppe e Agrilore che stanno praticamente già lavorando e dopo li raggiungiamo. Giuseppe carica le balle e prima usa il ranghinatore, Agrilore invece imballa manetta col Massey che finalmente ha la cavalleria corretta per trainare quell'imballatrice che mi avete detto: «Ehi Giuliano, il 6M non la tirerebbe neanche!» E quindi sono rimasto molto offeso di questa cosa, quasi da mettermi a piangere, e ho deciso di attaccarla al Massey. Ma a parte gli scherzi, noi ci dobbiamo dirigere verso lo shop perché devo acquistare il fasciaballe, cioè praticamente avvolge le bugie. Ma dopo questa fantastica battuta possiamo passare al primo argomento del video, che è uscito un nuovissimo vlog su John Deere Reality, Tractor Vlog, che vi piacciono tanti. Avete visto che inchiodata e che cabina ammortizzata che ha questo 313, sinceramente lo sostituirei molto volentieri al Blizzard che ho utilizzato nell'ultimo Tractor Vlog. Ho utilizzato il Blizzard per rullare il grano. Se non sapete perché si rulla il grano, in quel video l'ho spiegato benissimo. Link in alto a destra. Allora, anche per questo diciamo acquisto di fienagione ci affidiamo a marchio Kuhn. Oddio, stavo per investire una povera donzella che stava attraversando la strada. Anche per questo avvolgi balle, prendiamo marchio Kuhn. Marchio Kuhn perché è l'unico che c'è, anche oltretutto, oltre alla storiella dell'orso. Sì, e da quanto vedo avvolge sia balle quadre che tonde. Allora, poi ho sentito un ragazzo che stranamente non ha mai ragione, ma invece stavolta ha ragione, e mi ha spiegato un po' di questi teli, perché da lui si usano, era per quello che lo sapeva. Praticamente, come ben sapete, i vari colori attraggono più o meno i raggi UV, di conseguenza il calore. Si passa da un nero che ne attrae veramente tanti e quindi si usa in zone in cui c'è poca luce, a un bianco dove c'è tantissima luce e quindi ne deve attrarre al meno possibile per non far bollire il fasciato all'interno. Poi ci sono dei colori via di mezzo come il rosa o il verde. Verde che andremo a utilizzare oggi perché simuliamo di essere nel sud della Germania, quindi insomma c'è un sole un po' più debole dell'Italia. E quindi dai, fasciamo quel verde anche perché si vede nei video dei tedeschi sempre tutta sta fasciatura verde modello guantini in acrilico dell'ospedale. Comunque, acquistiamo 54.000 e penso che sia sufficiente il 313, almeno spero. L'ho portato qua, non da cavalleria, ma io penso ragazzi, c'è cosa ci vuole per far girare un cardano, due, tre braccetti e così via. Fin per carità il peso della balla, però insomma dai. Io è una cosa che non ho mai fatto in farming, veramente, non l'ho mai fatta, quindi spero di non fare troppi fail anche con questa cosa. Allora, noi andiamo, partiamo, 3.13, lampeggiante non pervenuto, quindi vabbè, anche lì Giants, perché? Perché sul 6M il 3.13 e forse anche su altri mezzi non hai messo il lampeggiante? Ma cavolo, è un trattore obbligatorio in tutta Europa? Non è che sviluppi dal Congo, Giants, cavolo, cioè un lampeggiante. Hai modificato lì la CR1090, la Elevation, mettimi un cavolo di girofaro, come dicono certi, sopra la cabina, cavolo. No, invece loro sono alternativi, sono trasgressivi, trasgrediscono le regole europee. Allora, io sto guidando guardando il tablet su cui mi sono appuntato un bel po' di robe e vi devo dire durante questo viaggio che ho riaperto il server pubblico in cui potete accedere veramente tutti.
basta accedere al server TeamSpeak, trovate tutte le informazioni in descrizione. Una volta fatto l'accesso al server TeamSpeak, basta cliccare su informazioni e dettagli server e scaricare tutte le mod, e lì in quella sezione del TeamSpeak avrete tutti i dettagli, password, non password, insomma, per accedere al server pubblico. Molto spesso, di sera soprattutto, ci sarò io e un sacco di altri giocatori. Il server in questi giorni è veramente pieno, ci sono sempre dalle 10 persone in su, quindi benvenga. Poi oltretutto in queste vacanze di Pasqua, e colgo l'occasione, anche se arriva domenica Pasqua se non sbaglio, per augurarvi una buona Pasqua, perché effettivamente siamo molto vicini, e comunque stavo dicendo che è un'ottima occasione per giocare sul server, insomma, vacanze, si gioca, farming e così via. Campo dalle poche balle, loro hanno già finito, ma d'altronde sono due ragazzi veramente in gamba, e quindi Agrilore sono quasi sicuro, me l'ha detto anche prima, non vorrei far fail, ma comunque gioca col mio amicone plus che dovrò reinvitare magari in queste vacanze pasquali quasi quasi, e quindi insomma in gamba se l'ha scelto plus. Vabbè che plus non è che sia tutta sta gran cima a giocare, mi ha fatto delle belle cacchiatine anche lui mi sembra, però insomma dai, Agrilore è meglio di plus. Allora ci dobbiamo avvicinare a una balla, penso. Penso, dai. Non lo so fare. Allora. Bisogna attivarlo, non lo so, forse bisogna prenderle giuste. Aspetta che proviamo. Non vorrei far fail subito all'inizio, ma una cosa, vi ripeto ragazzi, non l'ho mai fatta. E l'unica volta che ho fasciato una balla è stato sul server con la fasciatrice automatica, praticamente. Questa balla non è supportata, perché? Perché non l'ho supportata? Ragazzi, io voglio solo dire una cosa, e che vi sia veramente d'aiuto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Probabilmente adesso prenderemo un'altra missione e non faremo lo stesso errore, ma cavolo, tu, brutto Malk Schumacher, che non meriti quel cognome, non lo meriti, come fai a dirmi tosa il prato nel campo 5 per poi essiccarlo con un voltafilo e avvolgi le balle? Ma cavolo, Agrilore mi ha detto guarda che non si può fasciare il fieno, ma come fai a dirmi di essiccarlo, cavolo, ma dai, ma veramente una vergogna, non ti meriti neanche che Agrilore finisca il campo, quindi fermati e annulliamo, brutto cliente, mamma mia, orribile cliente. Adesso faccio un attimo un taglio e ci vediamo con la fasciatura di ste benedette balle. Per fortuna che c'è un altro lavoro, e lo stesso Reinhold Meyer ci dice essiccolo con un voltafieno, ma stavolta non gliele essicco e se le cucca giustamente, anche perché non ha senso ragazzi, bisogna fasciare per far fermentare della roba umida come l'erba fresca, non del fieno. Oh benissimo, rieccoci ragazzi, abbiamo fatto tutto il lavoro molto molto velocemente, e appunto adesso forse possiamo fasciare. Agrilore ricomincia pure a fasciare. Ovviamente è saltata fuori una balla di fieno da prima. Le altre le abbiamo vendute, ci siamo fatti pagare i danni. Ci siamo fatti pagare i danni come? Appunto vendendo noi, cioè, praticamente ci ha regalato le balle in quel campo, annullandola, ci ha regalato le balle e così via. Adesso vediamo se ce la fa fare. Oh, l'ha presa ragazzi. Attenzione, la gira, la maneggia, attenzione. Teletto verde, level ospedale. Attenzione, sta facendo un cubo, un tortino. C'è una torta che avrà sto colore. Ah, una torta al pistacchio, brutta. Ecco che sono andate giù le taglierine e devo scaricare io. Che menata. No, vabbè, dai, adesso lo faccio. Comunque intanto che andiamo a fasciare un'altra balla e riempiamo ancora questi ultimi minuti che ci separano dalla fine del video, vi dico che nelle prossime settimane, forse addirittura settimana prossima, con Gasp arriverà una serie inedita sul canale, veramente una novità per questo canale, quindi tenetevi pronti perché sarà proprio una serie con Gasp come ai vecchi tempi. Sarà su farming, non sarà su farming, e chi lo sa, venite settimana prossima o comunque nelle prossime settimane, entro maggio sicuramente, a vedere questa grande novità. Allora vado, faccio un po' di retromarcia per scaricarla. Intanto so che Giuseppe è qua, sta arrivando mi pare con il John Deere per caricarle, quindi ottimo.
e in modo che così finiamo il nostro lavoro. 14 è anche più piccolo, abbiamo guadagnato dalle balle errate. Sinceramente non ci ho pensato, ragazzi. Però è proprio buggato il gioco, è fatto male. Cioè, perché dirmi di dover farle? Ma quello che è più grave, e qua salutiamo il nostro amico Plus, è che Agrilore e Plus hanno fatto un fail veramente poco tempo fa nella loro serie. Cioè, e Giuseppe l'aveva imballato insieme a un suo amico prima, con lo stesso problema, e loro non mi dicono niente, secondo me è tutto un complotto per farmi sbagliare. Cioè, secondo me proprio si sono messi d'accordo tutti per farmi sbagliare e dire, visto che anche Giuliano fa fail, non sarà mica diventando come agro moderni. Dai, su, non tiriamo queste frecciatine. Comunque, ultima cosa da dire è questa. Abbiamo finito il reparto fienagione, stiamo continuando le nostre lavorazioni classiche da contoterzisti, portiamo a casa soldi, abbiamo soldi per permetterci il mangiare, il vivere e per comprarci nuove attrezzature. Come portiamo avanti la serie? Sondaggio in alto a destra, portiamo avanti con un appalto del biogas. Perché lo sapete bene che in Italia succede che i terzisti hanno gli appalti dei biogas e così via, e quindi sarebbe veramente molto carino simulare proprio il dover trinciare, il dover riempire le trincee, il dover distribuire liquami a tutti i costi e quindi magari prendere terreno, una roba del genere che a mio parere sembra veramente molto molto bella per simulare la realtà del contoterzismo. Oppure continuare col settore raccolta, quindi evolverci su nuovi campi, tipo le patate, dato che siamo in Germania, le barbabietole e così via. Anche se ci sarà da sudare, a me alletta molto di più l'idea, quindi vi consiglio vivamente di cliccare sulla prima opzione. Però vedete voi, magari volete tanto vedere le patate, che lo so che siete maschietti e le patate vi piacciono. Però questi sono altri discorsi, sto parlando di ortaggi, ragazzi, non potete sempre scendere in quelle cose lì. Comunque, prima abbiamo fatto il trasporto di balle e ho fatto la grandiosa battuta di dire che sono sotto pressione perché le balle sono pressate. E dopo questa io potrei anche chiudere il video, no? Perché non hanno neanche fatto ridere qua i ragazzi che mi hanno aiutato e quindi io sono molto offeso. E niente, dai, su, ne imballiamo un'ultima e poi ci salutiamo. E poi mi chiedete sempre: Giuliano, facci una battuta. Ve ne ho fatte due in questo episodio. Basta, per un mese siamo a posto, ragazzi, con queste battutacce. Comunque, insomma, pensavo fosse un po' più divertente fasciare. Secondo me, vi ha divertito di più il mio fail e le mie battute tristi, che saranno sempre più divertenti che vedere un affare in alluminio pressoffuso che gira e butta giù due teli. Me l'aspettavo più divertente perché non l'avevo mai fatto, però ben venga. Proviamo a prenderla distorto, fare proprio i giocatori quelli non seri. Ce la prende comunque? Sì, ce la prende comunque perché non c'è collision. Oh, ben venga, certo, qui per carità non possono farlo perfetto perché sennò dopo succede un disastro. Come le missioni buggate. Bene, dai, ultima palla. Penultima, dai, mi sto prendendo gusto, è quasi ipnotizzante. Scarica balla, dai, su, mollala. Bene, bene. Andiamo qua all'ultima. In teoria, anche se scendo, la continua a fasciare perché sì, perfetto. Così guardiamo meglio la cosa. Io ringrazio veramente tanto Agrilore, ringrazio Giuseppe che mi hanno aiutato veramente tanto, li ho fatti lavorare il doppio perché effettivamente c'erano dei fail e non c'era nulla di preparato perché abbiamo dovuto rifare tutto. Quindi li ringrazio e vi faccio salutare da voi, da loro, in chat. E niente, ragazzi, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Mi sto divertendo particolarmente in questo ultimo periodo tra questi fail e gli episodi sul server pubblico, mi sto divertendo ancora di più. Niente ragazzi, io spero ancora che il video vi sia piaciuto, scusatemi tanto per il fail, comunque abbiamo dato anche degli inserti tecnici sul colore dei teloni. Niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio.